Il tema della live è ignora chi ti rifiuta o abbandona. Saluto Eleonora S. e saluto Stella Marina. Allora, ignora chi ti rifiuta e chi ti abbandona. Una delle cose che dovremmo imparare a fare, fondamentale, per ottimizzare, diciamo, la possibilità di raggiungere dei risultati in ambito affettivo o sentimentale, è quello di acquisire la capacità di ignorare. Ignorare vuol dire non prendere in considerazione le persone che per qualche modo in qualche modo ci rifiutano. Quando parlo di rifiuto intendo anche, potrebbe non essere un rifiuto totale, diciamo così, ma potrebbe essere semplicemente un rifiuto parziale, no? Un rifiuto parziale è quello di una persona che in qualche modo, diciamo, come dire, non soddisfa quelle che sono le tue esigenze. Ad esempio, tu vorresti una relazione di un certo tipo e ti viene offerta una relazione di un altro tipo, cioè ti vengono date le briciole. Un saluto a Marcella, ciao anche Marcella, cioè vengono tenuti, diciamo, non vengono soddisfatte le aspettative. Un saluto a Mara Faci, oppure un abbandono. Anche qua, un abbandono può essere un abbandono totale. Cioè una persona che dice ti lascio, non ne voglio più sapere di te, oppure potrebbe essere un abbandono, tra virgolette, parziale, cioè la persona in qualche modo, diciamo, la persona in qualche modo, un saluto a Laura e a Maria Teresa, la persona in qualche modo si allontana, no? Si allontana, non è più disponibile come era una volta nei tuoi confronti. Oppure un abbandono totale, insomma, essere lasciati. Allora, in tutte queste circostanze, in tutte queste circostanze è fondamentale imparare a ignorare. Ignorare cosa vuol dire? Dare una risposta di indifferenza. Ignorare, quando parlo di ignorare su due livelli: ignorare nei confronti dell'altra persona, ma soprattutto anche ignorare dentro se stessi. Perché qual è l'inghippo in questi casi? L'inghippo in questi casi è andare a chiedersi perché, ecco, perché fa questo, perché mi ha lasciato, perché mi ha abbandonato, perché non ne vuole più sapere di me, per quale motivo. Ma dunque, se uno ci rifiuta, intanto non è detto che non devi parlargli più, ma devi dargli indifferenza, devi ignorare. Quando dico ignorare, non sto dicendo che non devi più parlare, nel senso che questa persona potrebbe essere, che ne so, un tuo collega di lavoro, quindi da un punto di vista logico devi parlargli, ma senza emotività, cioè, come dico io, trattarlo come tratteresti un elettrodomestico rotto, come tratteresti una persona con la quale non interagisci. No, non si tratta di farlo per paura, si tratta proprio di non prendere in considerazione, cioè, ma è soprattutto un lavoro che va fatto su se stessi, no? Questo, cioè nel senso di imparare a distaccarsi, quindi posso anche vederlo se fosse un collega di lavoro. Se non è un collega di lavoro ed è una persona, con la quale non hai nulla a che vedere, insomma, che, come dire, che se non frequenti deliberatamente non hai necessità di vedere, allora proprio ignorare. Ignorare vuol dire non inseguire, non cercare, non chiedere perché e non chiederti perché. Il problema qual è? Che quando noi andiamo a chiederci il motivo per cui accadono le cose, e il motivo non lo capiremo mai, cioè, cosa succede? Succede che dopo un po' che noi ci chiediamo perché capita questo, perché capita quello, iniziamo a autoattribuirci delle responsabilità. Esatto, non lo consideravo, facevo finta che non esistesse, va benissimo. Poi se devi parlargli di qualche cosa, puoi tranquillamente parlargli, diciamo, se è necessario parlare, altrimenti fai finta di nulla, come se non ci fosse, ma dentro di te non ci deve più essere. Perché, come dire, dare indifferenza, ignorare, poi di fatto è veramente la cosa migliore. Ma soprattutto, ripeto, è un lavoro che va fatto su due livelli, verso l'altra persona, che deve veramente percepire, perché c'è un non ti parlo, ma dentro comunque vorrei parlarti, e questa è una situazione negativa,
Quindi va fatto anche un lavoro su se stessi, cioè non chiedersi il perché, perché non stare a rimuginare, non stare a pensare, perché noi siamo, come dire, predisposti a, tra virgolette, elaborare il lutto, siamo naturalmente predisposti a chiudere, diciamo, le relazioni. Intanto saluto anche Lola, un saluto anche a Lola. Cioè questa è una predisposizione naturale. Intanto ricordo a tutti gli amici che se volessero entrare in chat con me, non gli amici di Instagram e di TikTok, perché non faccio più le live su Instagram e TikTok, ieri è stata l'ultima live su Instagram e TikTok, ma ricordo che tutti gli amici di YouTube che volessero entrare, basta che fanno l'abbonamento da 1 euro e possono entrare e chattare con me. Quindi questo è fondamentale. È fondamentale perché, diciamo, non andiamo a prescriverci autoattribuzioni negative, perché altrimenti rischiamo che nascano dei pensieri dominanti. Cos'è un pensiero dominante? Un pensiero dominante è un pensiero che si manifesta, diciamo, in modo dominante su tutti gli altri pensieri. Non diventa un'egregora. Purtroppo, alle volte, i pensieri dominanti tendono a diventare delle egregore. Intanto saluto di nuovo Stella Marina, Marcella Alfano, Mari, Eleonora, Laura, Maria Teresa, Lola e basta. Un saluto a tutte. Quindi, il pensiero dominante è un pensiero che diventa un'egregora. Inizia ad acquisire vita a sé dentro di noi. Questo è il concetto base, se vogliamo, dell'esoterismo, della magia, è proprio il concetto di egregora. Anche il concetto di preghiera, no? Diventa un concetto di egregora. Queste entità, questi pensieri, diventano delle vere e proprie entità, entità che vivono, tra virgolette, perché alimentate dall'energia umana, no? Si dice nell'esoterismo che è Dio che crea l'uomo e non viceversa. Come fa, cioè che è l'uomo che crea Dio e non viceversa? Come fa l'uomo a creare Dio? Attraverso la preghiera, attraverso il pensiero. Perché quando i pensieri, da un punto di vista esoterico, diventano delle entità se alimentate. Ed è per questo poi che molte entità, diciamo, create dall'uomo, acquisiscono magari anche più potere, proprio perché vengono, come dire, venerate, pregate, eccetera. Ed è lo stesso discorso che avviene per gli avatar, no? Padre Pio diventa un potere, diciamo, anche può usare, no, il suo potere per guarire, proprio perché Padre Pio, per dire, viene alimentato dalle preghiere dei fedeli. E questo è un po', scusate, il concetto fondamentale. Devo trovarmi un fazzoletto, ne un po'. Eccoci qua, scusate, devo prendere un fazzoletto. Questo è un po' il concetto fondamentale, no, che dobbiamo tenere presente. Quali sono i pensieri che rischiano di diventare delle egregore? Beh, ad esempio, il pensiero di incapacità, no? Cioè l'essere usciti difettosi dalla fabbrica. Io sono incapace e quindi mi merito questo, no? Quindi dal pensiero di incapacità può nascere anche, ad esempio, il senso di colpa, perché io sono incapace di conquistare, sono stato incapace di tenermi questa persona e allora devo espiarne la colpa. E nel momento in cui subentra questo secondo tipo di, come possiamo dire, nel momento in cui subentra questo secondo tipo, oh, un saluto a Sylvie Girls, di attività, nasce il senso di colpa. È ovvio che il senso di colpa ci rende totalmente impotenti. Ma io ho messo però la notifica in community, lo so, non mando notifiche, Silvi, io però l'ho messo, la notifica, ho messo in community, l'ho scritto in community e ho mandato anche nel gruppo, quindi chi volesse entrare nel gruppo delle notifiche mi manda un messaggio e inserisco nel gruppo notifiche. Beh, anche la gelosia, da un certo punto di vista, viene alimentata da noi, no? Nel momento in cui ti chiedi, ad esempio, perché ha preferito quell'altra persona a me, come dire, inneschi la gelosia, ma poi la gelosia si trasforma in pensiero di inadeguatezza, ti senti inadeguato, ti compari
ti confronti in modo fallimentare rispetto ad altre persone. Quindi, e in questo caso subentra il processo, il pensiero di impedimento. Cioè io non so affrontare gli antagonisti perché sono inferiore agli antagonisti. Questo è un secondo pensiero che viene fuori. Ecco, quindi nel momento in cui noi iniziamo a pensare, a chiederci il perché mi ha lasciato, perché mi rifiuta, è inevitabile che andremo a squalificare noi stessi fondamentalmente. Mi hai scritto ieri sera? Ma dove mi hai scritto? Riscrivi, ma dove mi hai scritto? Su WhatsApp? Avrei scritto a qualcun altro? Io non ho visto nessun messaggio. Ti ho scritto? Mi hai scritto ieri sera? Boh. Mi hai scritto ieri sera? Io non ho visto nessun messaggio, eh? Cioè, non ho visto nessun messaggio che mi hai scritto. Cioè, dove mi hai scritto? Sto guardando, non c'è nessun messaggio. E riscrivi, perché io non ho visto nessun messaggio, eh? Io non vedo nessun messaggio. Su WhatsApp, riscrivi adesso, no? Perché io non ho visto... Mi hai scritto, che nome hai messo? Che nome hai messo? Carampana. Io non vedo nessun messaggio, quindi riscrivi perché non avrei scritto un altro. Io non, se mi scrivevi ti mettevo nel gruppo, però così non vedo nessun messaggio. Devi riscrivere. Allora, comunque, così ti inserisco nel gruppo. Allora, quindi un'altra cosa, e metti il tuo nome però anche. Un'altra cosa importante è da tenere presente, che nel momento in cui si manifestano, ah sì, ma non ho visto nessun messaggio, ripeto, i messaggi li vedo, non ho visto nessun messaggio. Vecchia carampana. Quindi i pensieri, un saluto anche a Chicca, i pensieri sono tre. Sono quindi il pensiero di impedimento, cioè io mi comparo in modo fallimentare rispetto agli altri, non sono in grado. Il pensiero di incapacità, io sono negativo, diciamo così. E il pensiero... Allora, chi vuole essere inserito nel gruppo WhatsApp mi deve scrivere. Riuscirei un cazzo. Dovete scrivermi su WhatsApp. Io non so il vostro numero. Dovete scrivermi su WhatsApp, carampane che non siete altro. Mi mandate un messaggio col vostro nome, mi scrivete, mi dite voglio essere inserito nel gruppo. Delle notifiche. Altrimenti non vi inserisco. Cioè, è inutile che riusciresti, me lo scrivi qua. Dovete scrivermi lì. Mettendo il vostro nome, chi cazzo siete, io vi inserisco. Ti dà solo una stanghetta, avrei sbagliato numero, vecchia carampana, io c'ho tutto, tutti mi scrivono e si dà solo una stanghetta e sbagliato numero, l'hai mandata a qualcun altro, no? Befana, non l'hai mandata a me non può darti una stanghetta, io li ricevo i messaggi. Allora, quindi andiamo avanti col discorso. Quindi sono tre questi pensieri e un altro pensiero è il pensiero di il pensiero di sventura, cioè entrare in conflitto con l'universo, no? Ci sono persone che entrano anche in conflitto con l'universo. Cosa vuol dire entrare in conflitto con l'universo? Entrare in conflitto con l'universo vuol dire pensare di essere nate sotto una cattiva stella ed è per questo che ci sono, tra virgolette, molte persone che poi credono, ecco, ad esempio, vanno a farsi fare i rituali contro il malocchio, eccetera. Il malocchio ce lo facciamo noi, non ce lo fa nessuno, siamo noi. E certo che se tu credi che uno abbia il potere, tra virgolette, ciao Ilaria, buongiorno, di farti il malocchio, di farti quello, è ovvio che ti capiteranno tutte le disgrazie, ma veramente il potere è nostro, nessuno ti può, un saluto anche a Roxy,
nessuno ti può in qualche modo, tra virgolette, lanciare delle negatività. Un saluto ad Aci, benvenuto in live, ciao Aci. Quindi ricordo che chi volesse entrare in live basta che fa l'abbonamento come ha fatto Aci e può diciamo entrare e può entrare e far domande. In questo caso diamo il benvenuto ad Aci. Quindi diciamo, tornando al discorso precedente, dobbiamo renderci conto di questo. Quindi questo è un qualcosa di veramente importante, un qualcosa di veramente fondamentale. Sì, ma non è, vabbè, Drusilla, non è una live domande e risposte. Il ricalco vale per tutti, certo, vale per tutti, il ricalco del ricalco. Però non è una live domande e risposte, è una live domande e risposte sul canale crescita personale. Può essere che usi questa tecnica. Tu prova a cambiare, per capire se ti sta ricalcando, prova a metterti, diciamo, a variare, no? a interrompere il ricalco e vedi se ti segue. Potrebbe utilizzarla, certo. Tu prova a cambiare, vedi se lui ti segue e ti sta ricalcando. Ma il fatto che ti ricalchi vuol dire che in qualche modo è coinvolto con te. Però ricordo che in questa chat le domande devono essere inerenti al tema e invece sulla chat del canale Crescita Personale con Massimo Tramasco possono essere domande su qualunque tema. Per quella là è proprio una live domande e risposte. Comunque, tornando al discorso precedente, è per questo che le persone, diciamo, vanno dal mago a farsi fare la protezione dal malocchio. Ma la protezione dal malocchio serve un cazzo. Cioè, come il malocchio non esiste, tra virgolette, se tu non lo avvalli. E questo è un altro concetto di fondo, no? Noi abbiamo un grande potere, noi creiamo Dio, e quindi se creiamo Dio, figuriamoci se siamo soggetti a quattro, come possiamo dire, egregore della minchia, cioè, diciamo così, non siamo soggetti a nessuna egregora della minchia. Questo è un qualcosa di fondamentale. E allora, ci sono... ricordo però, ragazzi, che le domande sul canale Crescita Personale con Massimo Tramasco. Comunque, brava Marcella. Qua potete fare domande, ma inerente al tema, se no interrompo 500.000 volte. Questa è la più grande profezia nefasta che noi possiamo fare su noi stessi, quella di credere di essere nati sotto una cattiva stella, quella di credere di avere il malocchio, quella di credere di avere delle negatività, è veramente nefasta. E invece, se vogliamo, attrarre in qualche modo chi ci ha lasciato, chi ci rifiuta, dobbiamo creare una sorta di vuoto, perché il vuoto è fondamentale. Creare vuoto è fondamentale. Noi comunichiamo come esseri umani anche a livello energetico, e quindi questo è un altro punto fondamentale che dobbiamo tenere in considerazione. Noi comunichiamo anche a livello energetico, quindi noi abbiamo il potere, diciamo così, di far sentire all'altro la nostra mancanza, anche se di fatto ci ha rifiutato l'altra persona. Però per fare questo dobbiamo riuscire a tutti i costi a... Ah, bene, vedete che la carampana Kik mi ha scritto. Vedete che se li mandate i messaggi arrivano. La carampana mi ha scritto, ad esempio. Quindi l'aggiungiamo. L'anziana mi ha scritto. Allora, vediamo un po'. Ok, um.
Allora, comunque, questo è un altro punto da tenere in considerazione, no? Noi abbiamo un grande potere, abbiamo un grande potere, e qual è il nostro potere? È il potere di, come possiamo dire, gestire le egregore. Non dobbiamo essere schiavi dell'egregore, cioè deve essere Dio al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio di Dio. E questo è il concetto di fondo. Noi dobbiamo usare le egregore per nostro vantaggio, non dobbiamo farci usare dalle egregore. E questo è un altro punto fondamentale, un altro punto da tenere in considerazione. È veramente molto importante questo. Una volta che abbiamo, quindi diamo indifferenza, abbiamo creato questa sorta di vuoto dentro di noi, dobbiamo imparare a diventare la miglior versione di noi stessi. Se non diventiamo la miglior versione di noi stessi, non riusciamo a ottenere nessun risultato. È arrivato anche il messaggio dell'Alta Carampana, Alfano. Vediamo un po' di aggiungere anche l'Alfano. Eccolo qua. Ecco, quindi questo è un altro punto. Questo è un altro punto fondamentale. Questo è un altro punto fondamentale da tenere in considerazione. Quindi è molto importante anche qua non creare questa sorta di distacco, perché il distacco, se avviene dentro di noi, diventa veramente un distacco che attira, attrae, perché il vuoto crea attrazione. Nel momento in cui facciamo pensare al vuoto, creiamo attrazione. Ignorare vale. Anche se hai già usato questa tecnica in passato? Beh, sì, non importa che si aspetta o non si aspetta, se l'aspetterà a livello logico, certo che vale, ma poi deve essere un ignorare che deve scattare dentro di te, cioè il distacco ci deve avvenire dentro di te per la prima volta. Poi che lui si aspetti il no contact, non mi interessa quello che lui si aspetta. Perché tanto se l'aspetta a livello logico, ma le emozioni passano lo stesso. Se va dei dubbi, tu ti distacchi, non importa quello che si aspetta, ma nel frattempo, dirò di più, devi fare altro. Cioè, ecco, nel momento in cui vi distaccate, non state a casa a rimuginare oppure a girarvi i pollici, uscite e frequentate altre persone. Nel momento in cui lui aveva esprime dei dubbi, tu puoi semplicemente dire: guarda, non c'è problema, me ne trovo uno che non ha dubbi, e vai e non considerarlo più. Puoi mettere questa postilla, no? Siccome tu hai dubbi, me ne sto cercando uno che non abbia dubbi, e quindi devi trattarlo come un frigorotto. Un frigorotto, quando non va più, lo butti via. E questo è il fatto. Anche sì, vabbè, ma vabbè, lì magari da un punto di vista fisico, però diventare la migliore versione è fondamentale e dedicarsi ad altre persone. Quindi questi sono concetti di base che vanno portati avanti. Acquisire, potenziare la propria bellezza, il proprio fascino. Tra l'altro, bellezza e fascino non sono neanche sinonimi, tra virgolette. La bellezza è una qualità, diciamo, che cambia con i tempi, con le mode. Il fascino è un modo di essere, è una qualità che si manifesta attraverso modi di fare, attraverso gli sguardi, attraverso tante cose. Sto andando a pedalare in acqua, bene, buona pedalata. Ma tanto la live praticamente è finita perché abbiamo fatto quasi mezz'oretta. Quindi mi raccomando, se siete state lasciate, se siete state abbandonate, se siete state rifiutate, create un vuoto, imparate a dare distacco. Poi altre cose da fare, se guardate gli altri video qua sul canale YouTube Massimo Taramasco, iscrivetevi tra l'altro e abbonatevi al canale YouTube Massimo Taramasco, perché ci sono, oltre alle live, ci sono anche le possibilità di fare altre cose come lezioni mirate, eccetera. Quindi invito tutti a iscriversi e abbonarsi al canale.